signore. E qua, generale, le forze di Budicca hanno invaso il foro. Gli ordini? Colpiremo la guardia di Budicca per eliminarla. Visti andarsene. Quando posso tornare a casa? Mi stai ascoltando? Della 19ª. Seguitemi. D'accordo. Laggiù! Fornite supporto! Più avanti ci sono dei fila. Scoccare!
È Budicca sull'elefante da guerra! Cerca di penetrare le difese del palazzo! Che artiglieria abbiamo? Là, sul crinale, c'è uno scorpione! Elefanti da guerra! Vediamo, Romano. Stavolta cederai o perirai. E lasciarti devastare Roma? Mai! Non possiamo vincere entrambi. E io non posso lasciare che tu mi ostacoli. Cedi! Allora, Budicca! Thank you.
Marius, figlio di Roma. Non siamo tanto diversi. Il fatto ci vuole nemici. Ma in un'altra vita. In un'altra vita, forse. Non in questa. No. Non in questa. Fallo, Romano. Fallo. Sistemalo sul punto più alto. Sì, i barbari fuggiranno. E noi vinceremo. È chiaro che non sei qui per proteggermi. E adesso? Hai massacrato la mia famiglia. Hai mandato Roma in rovina. Tutto quello che è successo, questo inutile bagno di sangue, ha origine dalla tua gelosia, dalla tua vanità e dalla tua arroganza. Aspetta, aspetta, aspetta! Dimentichi la profezia dell'oracolo. L'imperatore morirà solo per mano della sua stessa lama. Non puoi uccidermi, solo io posso farlo, l'hai detto tu stesso. Vi imploro! Porgimi il tuo pugnale. Così potrò morire da imperatore. Anche se non ho vissuto come tale. Che i barbari sono stati sconfitti. Quindi non sono loro a bussare alla porta, ma i miei pretoriani. Guardie! Guardie! Damocle qui! È qui per uccidermi! Proteggetemi! Amico mio, hai una vaga idea dei problemi che mi hai causato? E quanto ho dovuto penare per rimettere ordine nel mio disegno? È morto, imperatore. Non è questo il momento, Boudicca. Corri. Perché? Semplice. Per distruggere Roma e la sua insulsa idea di civilizzazione. Marius, attento! Voi mortali avete i vostri giochi e noi dei i nostri. Ma il gioco ha le sue regole. Oh.
fiorì e prosperò ancora una volta. La città, liberata da un eroe mai celebrato, progredì per migliaia di anni. Roma avrebbe resistito, da allora, fino alla fine dei giorni.